Ciao! Ecco la mia pagina Etsy, Atelier Mediterraneo, la pagina in cui vendo gioielli. E questa è la pagina stessa che vedono anche gli acquirenti o i visitatori. L'ho tradotta con l'automatico, il traduttore automatico, perché per impostazione predefinita scelta da me ho la possibilità di lavorare su Etsy, di vedere Etsy in inglese. L'ho lasciata così come era 10 anni fa, in inglese, quando ancora non esisteva la possibilità di vedere Etsy in italiano o di tradurre le proprie listing in italiano. Oggi questa possibilità c'è come? Io per abitudine vedo Etsy in inglese. Comunque ora, attivando appunto il traduttore automatico, possiamo vedere le varie voci. Rimettiamolo in inglese. Questa invece è la dashboard, la pagina principale come la vedo io quando lavoro. Jewelry, clothes, wedding, eccetera, toys, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, lo rimetterò in italiano in modo che si possa lavorare in maniera più chiara. Naturalmente chi verrà a visitare la pagina, chi visita Etsy, lo vede in italiano, generato automaticamente. Le singole inserzioni sono tradotte a discrezione della persona che ha il negozio. Normalmente le trovate in italiano. Io ho deciso di avere il negozio in due lingue, italiano e inglese. Allora, qui vedete due link. Perché? Perché un consiglio che dà Etsy è quello di separare le tipologie di oggetti in vendita. Io ho un negozio di gioielli, appunto, bigiotteria anche, e un altro di decorazioni e piccole sculture. Quindi ho aperto due pagine e bisogna dichiararlo, bisogna scriverlo qui, perché è una regola di Etsy. Da qui si accede alla dashboard vera e propria, quella in cui si lavora e si fanno le listing, cioè le inserzioni. Allora, questa è una pagina generale con informazioni generali. A noi interessa guardare qui a lato, in particolare dove è scritto elenchi, perché è da qui che lavoreremo e creeremo un nuovo elenco. In realtà la traduzione corretta sarebbe inserzione, listing, ovvero inserzione. Adesso la vedremo tradotta automaticamente in italiano come elenco. Allora, questi sono gli oggetti attivi nel mio negozio, cioè quelli che possono vedere tutti e che sono in funzione, quindi acquistabili. Però se guardate più sotto in questo menu, eccolo qui, ci sono le bozze. Potete realizzare le vostre listing e lasciarle nelle bozze. Poi ci sono i venduti, poi ci sono le inserzioni scadute, ci sono le inserzioni anche inattive. Per esempio questi primi orecchini che vedete, ho deciso di venderli tramite un altro canale, quindi le ho sottratte ad Etsy, ma non le ho cancellate del tutto, le ho disattivate. E quindi sono lì perché magari un giorno vorrò riattivarle, ripetere, anzi rinnovare l'inserzione, e quindi rimangono inattive insieme a moltissimi altri oggetti. È anche un po' una specie di archivio dei lavori fatti negli anni, è molto utile secondo me questa sezione. Torniamo agli oggetti attivi e facciamo la nostra inserzione. L'inserzione nuova, che poi è una collana che ho già venduto nel tempo, ho fatto. Ecco il motivo per cui apro un'altra pagina Etsy e vado a ripescare quella collana che ho venduto molto tempo fa. Perché lo faccio? Lo faccio per comodità, perché voglio copiare degli elementi, perché comunque mi servirà andare a cercare informazioni, copiare tag, titoli, eccetera, eccetera. Vado su listing come ho fatto prima, quindi è una pagina gemella questa di fatto. Vado sugli oggetti già venduti, eccola lì, ed è questa in ottone argento. Ora ho due possibilità: posso modificare questa inserzione di oggetto già venduto e rimettere in vendita l'oggetto da qui, oppure creare un'inserzione nuova, magari copiando dalla vecchia, cioè è uguale. Torno alla pagina precedente
e faccio finalmente la nuova inserzione. Aggiungo le fotografie. E qui la prima non va bene per la forma, ho fatto un tentativo, ma non va bene. Aggiungerò le altre e qui devo velocizzare perché ci mette veramente molto tempo a caricare il mio computer, perlomeno, a caricare le fotografie. Quindi inseriamo le fotografie nuove. Momento di silenzio e voilà! Allora, poi dovete scegliere, mi raccomando, la prima fotografia è molto importante, la più importante, vedete, si possono muovere, spostare, eccetera. La prima miniatura è quella che apparirà ed è quella anche che viene mostrata nelle ricerche su Google, su Etsy, quindi deve essere la più bella, la più importante che avete, quella più descrittiva. Ecco, qui possiamo inserire un breve video che descriva l'oggetto e che abbia una durata massima di 15 secondi. Più sotto si inseriscono le caratteristiche dell'oggetto. Allora, la prima lingua viene scritta, cioè viene inserita in questa zona della scheda, cioè quella più alta, mentre se ci sono lingue, traduzioni, cioè delle vostre listing in altre lingue, ecco, queste traduzioni si scriveranno più in basso. È una cosa del tutto opzionale, cioè si può avere benissimo il negozio solo ed unicamente in italiano, oppure avere l'italiano come prima lingua e seconda lingua inglese o il francese, insomma, è assolutamente di scelta, diciamo, è una scelta personale. Dicevamo, io devo scrivere il titolo in inglese. Allora, per fare velocemente, posso copiarlo, ecco qui, prendo il titolo, lo copio, poi in un secondo momento lo modificherò, se non va bene, si può sempre modificare perché si può salvare come bozza questo lavoro, incolla, allora io ho incollato il vecchio titolo, vedete? Poi Etsy mi chiede chi lo ha fatto? L'ho fatto io. I did, sì certo perché questa è la parte in inglese per me. È tradotta automaticamente. Quindi voi potete vedere anche chi non dovesse conoscere la lingua. Poi Etsy mi chiede che cos'è un prodotto finito o una scorta, uno strumento per fare le cose. Un prodotto finito nel mio caso. Quando lo hai realizzato, fatto su ordinazione, di recente. E poi devo scrivere una breve descrizione che potrebbe essere wire, wrapped, silver. Necklace, cioè collana wire wrapped realizzata con questa tecnica wire in argento. Scrivo una breve descrizione e in poco tempo Etsy elabora un piccolo menu a tendina che adesso vi mostro. Ecco che si apre un menu a tendina. E Etsy mi permette di scegliere, mi dice: ok, tu hai scritto questa breve descrizione, quindi noi dove dobbiamo inserire questo oggetto che è una collana? Nei pendenti, collane con ciondoli, collane in fili di catene, collane di cristallo, monogramma, io direi nei, vediamo un po' se c'è ancora, monogramma con nome, boh, diciamo in questo momento non c'è choker, facciamo così, fili di catene. Giusto per avere un esempio pronto. E qui vengo avvisata, vedete, gli acquirenti troveranno questo articolo in queste categorie: gioielleria, collane, catene. È un oggetto riciclato? Informazione opzionale, tu dirai sì o no. Altre informazioni opzionali, materiale con cui è realizzato l'oggetto, io posso dire ottone, per esempio. Destinatario, è destinato ai ragazzi, alle ragazze, unisex. Io di solito non barro nulla qui, di solito, eh. Lunghezza della collana, questo è abbastanza importante. Quindi io di solito lo metto perché le persone vogliono sapere come sta, vogliono almeno immaginare, ci sono le fotografie, ma insomma. Scegli l'unità di misura, nel mio caso centimetri. La lunghezza è regolabile? Numero di trefoli, vi devo dire che saranno i link, veramente non so esattamente come si traduca trefoli, scegli il numero di fili, i numeri di fili, se sono, se ci sono naturalmente i fili,
Tutte informazioni opzionali, il colore secondario, il tipo di chiusura, lo stile. Si può scegliere uno stile art déco, brutalista, sapevate che c'è anche lo stile brutalista, gotico, eccetera. Può essere personalizzato? Sì, no, possiamo dirlo o non dirlo, anche questo è opzionale. C'è una pietra? Che tipo di pietra possiamo scegliere? Poi opzioni di rinnovo, questo è un punto importante. Dopo 3 mesi l'inserzione scade. Vuoi che si rinnovi automaticamente? Ricordati che costa 0,20 centesimi di dollaro ogni 3 mesi, ogni volta, quindi ogni 3 mesi, ok? Quindi automaticamente si rinnova. Oppure manualmente sei tu a decidere se rinnovare e quando rinnovare. Io lascio automatico di solito. È un oggetto fisico o digitale? È un file digitale o un oggetto fisico? È un oggetto fisico. E qui c'è la descrizione vera e propria che deve essere più completa possibile. Anche qui per fare prima vado all'altra pagina gemella, quella dell'oggetto che io ho già venduto, e vado a copiare. Diciamo che copio pari pari la descrizione. Che poi se non andrà bene io correggerò, copia, correggerò, migliorerò, eccetera, eccetera. Però è per fare semplicemente un esempio. Partner di produzione. Può essere che noi abbiamo realizzato questo oggetto con qualcuno in collaborazione e va scritto. Questo è necessario scriverlo. Nel mio caso no. Sezione opzionale, io lo trovo però abbastanza importante. Dove inseriamo la collana? Nella sezione collana. E poi ci sono i tag che sono estremamente importanti perché sono le parole chiave, quelle che permettono alle persone di trovare l'oggetto, quindi vanno assolutamente inserite. Insomma, per esempio, silver necklace. Ora non vado per ordine di importanza, ma quelle che mi vengono in mente. Wire wrapped necklace. Eccetera. Questa è troppo lunga, allora siamo costretti a mettere una frase più corta. Possiamo aggiungerne, anzi è meglio aggiungerne altre 11. Bisogna inserirle tutte perché sono fondamentali perché la gente ci trovi, altrimenti non siamo alti nella posizione SEO, cosiddetta SEO. Materiali, di che cosa è fatto? Di brass, di ottone. Anche questo opzionale. Poi c'è il prezzo. Mettiamo che io lo voglia vendere a 40 euro. La quantità, quanti ne ho a disposizione, un codice. Questo serve per chi ha un catalogo molto fornito e ha bisogno di ricordarsi, per esempio, di un codice particolare per distinguere un oggetto. Non è il mio caso e quindi non lo scrivo. Variazioni. Qui si possono aggiungere molte variazioni. Qui si apre una serie di menu. In cui posso scrivere le taglie, le misure, il peso, lo stile, il diametro, il tessuto. Se dico tessuto, posso aprire un altro menu in cui dico che il tessuto è lana oppure cellino, oppure se si può scegliere, che ne so, acrilico. Insomma, qui veramente diventa particolarmente elaborato riempire, un menu di questo tipo, perché le varianti su un oggetto possono essere tantissime. Cosa che a me non succede, a nulla, perché la mia collana è fatta in un solo modo, ha una sola caratteristica, anche se può essere personalizzata fino ad un certo punto. Personalizzazione. Posso attivare questo pulsante dove io chiedo qualcosa di breve, di veloce, non così complesso alle persone. Per esempio, qui c'è un esempio. Inserisci il nome che desideri sulla collana, per esempio. Massimo 12 caratteri, senza spazi, senza caratteri speciali. Grazie. Questa è una cosa che potremmo scrivere. E chi ti risponde, cioè l'acquirente potenziale, vedrà questo riquadro e scriverà all'interno ciò che gli hai chiesto. Per esempio, non so, Maria, eccetera. Quindi questa è una formulazione breve di qualcosa di più complesso, come le taglie, le misure, i colori, i materiali, che si inseriscono qui dentro e che io fortunatamente non devo compilare, vi dico la verità, perché insomma immaginate quante informazioni. Poi andiamo avanti. Spedizione, anche le opzioni di spedizione
vengono realizzate, vengono decise all'inizio, quando si apre il negozio, cioè quando si setta il negozio. Qui abbiamo delle opzioni che sono le nostre, le abbiamo create noi, e Etsy semplicemente ci dice quale vuoi scegliere, cosa ti interessa fare. Io di solito inserisco la spedizione gratuita, anche perché è fortemente suggerita, caldeggiata da Etsy. Etsy ti offre delle agevolazioni, ma non monetarie, intendiamoci, per chi dia la garanzia, anzi la offra la spedizione gratuita. Cosa vuol dire? Che ti permette di essere più visibile in termini di SEO. È una scelta di Etsy. Non è obbligatoria questa della spedizione gratuita, è un argomento molto spinoso su Etsy, vi devo dire, è molto importante. Probabilmente Etsy ha voluto un po' fare come fa, diciamo così, AliExpress, che è un sito totalmente diverso, ma che adotta questa politica. Quindi, diciamo che l'algoritmo di Etsy, che è particolarmente complesso, come possiamo immaginare, ci favorisce se offriamo la spedizione gratuita. Non siete obbligati, mi raccomando, non siete obbligati, ognuno può scegliere. Anteprima del prezzo, nel mio caso rimane 40 euro. Finalmente arrivano le traduzioni italiano per quanto riguarda il mio negozio e qui scrivo, cosa avevo scritto? Copio anche qui, vado qui a copiare dalla vecchia inserzione. E avevo scritto collana girocollo, beh, copio e poi modificherò. Copia e incolla. Come vi dicevo, posso tranquillamente anche modificare questa stessa inserzione, non ci sono problemi, o crearne una nuova. In termini di costi non cambia nulla. Copia è solo una preferenza, incolla. E poi ci sono i tag in italiano, finalmente, collana in argento, collana, non è argento in realtà, è ottone, va bene, collana wire, ottone, c'è anche l'argento. Allora, eccetera, eccetera. Conviene compilare anche qui tutti gli slot possibili, scrivere tutto perché è molto importante. I tag sono molto importanti. Finalmente sono arrivata alla fine. Ho compilato la scheda, posso vedere un'anteprima. Ecco la mia anteprima con la fotografia in primo piano, la miniatura, eccetera, eccetera. Poi posso decidere di modificare, di salvare come bozza o di pubblicare direttamente. Io salverò come bozza in questo caso, perché l'inserzione va un po' aggiustata. E vediamo cosa succede adesso. Ci ritroviamo nella pagina delle listing, cioè delle inserzioni, precisamente in bozze. Vedete? Ecco qui, in bozze. Da qui posso pubblicare. Posso farlo così, spuntando e facendo pubblica, oppure anche aprendo di nuovo l'inserzione, arrivando in basso in questa maniera per pubblicare. Oh, ce l'abbiamo fatta! Allora, è bellissima questa luce, eh? Sapete che per fotografare meglio le listing di Etsy, se lo fate all'aperto, il momento migliore è la mattina, con esposizione a nord, sapevate? Allora, fatemi sapere se questo tutorial vi è tornato utile, può tornare utile e se volete approfondire altri argomenti che riguardano Etsy. Motivo per cui dovreste iscrivervi a questo canale e io vi aspetto qui perché parliamo di tutorial, di vlog, di fai da te, di mani, di poesia, di tante cose. Alla prossima!